Buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo questa top 10, quindi top 10 brand e prodotti da farmacia, quindi quelli che sto utilizzando maggiormente, che sono indicati per la mia estate, quindi per l'estate di tutti noi. Penso che ne farò anche una seconda parte perché ne ho tantissimi tra solari, doposoli e doposole e cose similari. Da dove parto? Beh, innanzitutto mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando qua sotto e lasciatemi un like. Questo ve lo dico sempre. Poi, se vi va, venite anche su Instagram, mi trovate sempre come Sara Cosmesi. Allora, partiamo da che cosa? Partiamo da questo prodotto di Clohan, che è uno shampoo doccia per l'estate. L'ho già provato, mi è piaciuto molto, della linea polinesiana, Polinesianes, insomma questa linea polinesia, ed è un prodotto molto piacevole che sa di estate. Innanzitutto è uno shampoo doccia tutto in uno, ecco, solo in estate utilizzo quei prodotti che sono due in uno, ecco, solo in estate, perché altrimenti non, no, altrimenti no. Questo è Almonoi, quindi insomma, se vi piace il Monoi sappiate che ha questa profumazione, quindi sia corpo che capelli, molto delicata. Cloran fa dei prodotti ottimi per quanto riguarda i capelli, tra cui anche gli shampoo secchi, non so se li avete mai provati, e sono di una qualità eccelsa e forse come qualità i migliori. E li trovate appunto in farmacia, e quindi insomma questo me lo porterò in vacanza. L'ho già provato per curiosità, infatti insomma si vede che l'ho già utilizzato, ma lo porterò poi in vacanza. Poi per quanto riguarda invece Caudalie, un altro brand, quindi Cloran è il primo brand, secondo brand Caudalie, di cui potrei citarvi ogni singolo prodotto che utilizzo in tutta la mia estate, ma questo l'avevo già utilizzato l'anno scorso, ma non questo in particolare, avevo una taglia deluxe. Questo l'ho preso perché mi era piaciuto tanto, è un latte doposole, quindi molto leggero. Per me va bene, insomma, soprattutto mio marito che non ha voglia di massaggiare tanto, è un latte doposole, prolungatore di abbronzatura. Questa cosa mi piace molto e in effetti fa durare l'abbronzatura perché comunque va a idratare la pelle e mi piace. Mi sono trovata bene. Questo contiene tra l'altro cocco, che ha un'azione nutriente, l'aloe, che è l'aloe vera, che ha un'azione lenitiva, e poi contiene l'acqua di uva bio, quindi insomma ha anche antiossidante. Ve lo faccio vedere che l'ho già utilizzato anche quest'anno, questa confezione, e la volevo provare, ero troppo curiosa, e in effetti è come quella dell'anno scorso nella taglia deluxe, quindi sapete che a volte differiscono tra il full size. Mi è piaciuta tanto e quindi in effetti mi piace, è proprio bella, leggera, ma e quindi si assorbe subito e perfetta per chi non ha voglia di perdere tempo. Due brand l'abbiamo già nominati. Passiamo al terzo, che è poi un top, veramente top. Io sono arrivata un po' dopo rispetto alle altre, però finalmente ce l'ho anch'io. Ne ho comprati due solari della Roche-Posay, poi vi farò vedere anche tutti i solari. Ora così vi do qualche anticipazione in questo video, e ho preso l'Anteios 50+, questo, che è un solare crema gel, ecco ve lo dico esattamente, perché poi ci sono diverse varianti, non so se lo sapete, quella colorata che possiedo già. Questa è, c'è scritto, aspettate perché c'è scritto in spagnolo, e comunque ecco, tocco secco, esatto, è un gel crema tocco secco. Questa è la confezione, è un ottimo solare, è vero che la Roche-Posay, tra l'altro controllate sempre le varie diciture, deve esserci UVA e UVB, e infatti cioè, ci sono entrambi. Li vedete qua, perché avevo fatto una sorta di, come la possiamo definire, una riunione con Vichy molto interessante sull'SPF, sui solari. Beh, poi ve ne parlo, sarebbe interessante proprio quando parliamo dei solari. Bello l'applicatore fatto in questo modo, questo è solo per il viso, però va detto, e comunque
è sicuramente una garanzia. È tra l'altro bella leggera, non la utilizzo in città ne utilizzo altre di cui vi parlo a breve, e leggerissima, quindi insomma è leggera, forse fa un pochino di scia bianca, ma tutto sommato, certo, se ne applichiamo in grande quantità, come dovrebbe essere, mi raccomando, però mi sembra proprio un bel brand che voglio approfondire. Ecco, della Roche-Posay ho finito una travel size, deluxe size, insomma, di siero. Comunque poi lo vedrete nei terminati. Altro brand, quindi passiamo al quarto brand. Vi parlo di ISDIN, famosissimo anche per i solari, ma io conosco, in realtà i solari non li ho. Ah, no, 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 sì, mio marito. Mio marito utilizza, quest'anno però non gliel'ho ancora comprato, il solare con lo spray trasparente e rinfrescante, che è ottimo. Io invece vi parlo di questo Hyaluronic Concentrate di ISDIN, che ho preso nella mia farmacia di fiducia. Ciao Gianna, sto parlando della farmacia San Pietro, stavo dicendo Cecchi perché è in via Cecchi, la farmacia San Pietro di via Cecchi a Genova, e saluto Gianna che è colei che si occupa di tutto il reparto cosmesi e di questo tipo, insomma. È un siero meraviglioso che tra l'altro ha comprato anche la mia collega, ed è un gel, sì, un siero trasparente, leggero, super super idratante, rimpolpante, che amo tantissimo e che sto appunto utilizzando, mi piace tantissimo, e lo vedrete nei miei preferiti, sicuramente questo sarà presente. Infatti l'ho preso da lì perché avevo già preparato, io preparo i vari video, e questo mi sembra davvero un bel prodotto, e il costo tutto sommato non dico che sia piccolissimo, però è un bel formato. Vediamo un po' il formato, perché secondo me è più di 30 ml, no, sono 30 ml. Poi, altro prodotto per me top, altro brand del cuore è Darphin. Di Darphin ho in utilizzo diversi sieri, ma questo me lo porto dietro già da un po', a dire il vero, quindi lo devo terminare. È l'Hydra Skin, è un siero, come potete vedere, leggerissimo, trasparente, impalpabile, favoloso, super super idratante. Darphin è un brand che mi piace tanto, un brand appunto francese. Questo è il Serum Hydratant Intensive, quindi è un siero idratante intensivo, mettiamolo un po' di qua. È veramente leggero, sembra acqua, ma va a dare una grande e profonda idratazione alla pelle. Questo quest'anno lo termino assolutamente, lo devo assolutamente terminare. Quindi, Darphin è sicuramente uno dei brand che amo di più, ma c'è un altro brand che mi ha rubato il cuore, soprattutto questo prodotto, che è Bioniche. Questo è un siero concentrato top. L'idratazione che dona questo prodotto e anche rimpolpa, questo contiene, ora vi dico bene, si chiama Defense Boost, ve l'avevo già fatto vedere, credo, è un 30 ml, bellissimo il flacone erogatore, è tutto bellissimo, è tutto stupendo. Concentrato fortificante, sapete perché è fortificante? Perché contiene l'acido ialuronico, quindi idratante rimpolpante. Ma è fortificante perché contiene i prebiotici, infatti c'è anche scritto qua, esatto, prebiotici, qui in fondo. Sappiamo che i prebiotici riparano la barriera cutanea dalle aggressioni esterne, e quindi azione idratante, rimpolpante e riparatrice, ecco. Bellissimo anche questo. Scusate, ma ho la finestra metà aperta perché se no muoio. Non ho ancora aperto, non ho ancora acceso l'aria condizionata, però vabbè. Stupendo, questo. Ma so che molti di voi l'hanno acquistato l'anno scorso quando ve ne avevo già parlato. Altro brand da farmacia che ho iniziato in realtà a conoscere quest'anno, perché ho comprato questo prodotto di Lictena. Questo l'ho preso da Giulia di Pesaro, ovvero la ragazza dei profumi. Vi lascio ovviamente qua sotto i suoi contatti, noi abbiamo uno sconto che vi lascio direttamente qui, quindi sul suo sito troverete solari di tutto, insomma qualsiasi cosa,
ho deciso di prendere da lei questo che è appunto di Lictena, che non avevo mai provato come marchio da farmacia. È uno stick dermosolare, quindi uno stick solare SPF 50, protezione quindi molto molto alta, e lo vado a utilizzare dove e come. Lo vado a utilizzare, se riesco a aprirlo perché ora ho tutte le mani piene di crema, quindi è uno stick che voi fate fuori uscire, io lo andrò a stendere nella zona delicatissima del contorno occhi, nella zona del contorno labbra, se non utilizzerò il balsamo labbra, ma in realtà l'ho comprato, ce l'ho di là quello SPF 50, poi ve lo faccio vedere, o forse ve l'ho già fatto vedere, e quindi lo andrò sicuramente magari un po' sul naso, ecco, le zone un po' più delicate e sicuramente quelle maggiormente esposte. E quindi ora vediamo se torna indietro. Torna indietro, mi sa di no. Sì, torna indietro, ok. Quindi questo è un brand per me novità ed è appunto Lictena. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questo marchio. Poi, ovviamente, ma chissà che bella novità, ovviamente Vichy, il mio Mineral 89. Questo è il formato quello grande, ma esiste ovviamente quello piccolo, ho già il backup. Eccolo qua. Questo è quello un po' più piccolo, questo è quello da 50 ml, questo è da 75 ml. Questo è un siero. Io dico base nel senso che va utilizzato sempre, mattino e sera, o da solo o in aggiunta potete applicare la vitamina C, ma questo proprio come primo siero sempre. Poi se volete utilizzare solo lui, perfetto, perché questo è un booster di idratazione quotidiana, ma anche va a proteggere la pelle, va a idratarla e a rimpolparla. Meraviglioso, leggero, non si sente, so che appunto anche voi come me lo amate e... Meraviglioso, contiene 89 minerali e ovviamente contiene l'acqua termale di Vichy. All'interno è presente anche l'acqua e quindi fa molto molto bene alla nostra pelle. E poi magari anche nel collo, cercate di, ecco, a volte magari ci dimentichiamo del collo. Poi, quindi abbiamo visto già un bel po' di brand. Altro brand che amo è Uriage, di cui sto utilizzando anche un SPF da città, di cui vi parlerò. Un po' particolare, un po' diverso dagli altri che sto utilizzando. Comunque, Uriage, anche questa ce l'ho già da un po' aperta, la devo assolutamente portare a termine perché magari mi focalizzo su altri prodotti. Comunque, l'amo, l'amo, l'amo e da quando infatti ho iniziato a utilizzarla me ne sono proprio veramente innamorata. Non tutte sono buone come questa, nel senso parlo di Essence o di lotion, insomma, questa è l'Eau Thermale Essence de Eclat. Quindi è una essence che contiene acido ialuronico ovviamente e è éclat perché oltre a idratare e rimpolpare dona anche luminosità alla pelle. La pelle è sicuramente più uniforme e è un bellissimo prodotto. Rinfresca, idrata, insomma, ha una solita consistenza doppia tipica delle essence perché appunto contengono l'acido ialuronico ma ovviamente anche altri attivi, ma in particolare l'acido ialuronico e io lo adoro, lo sapete che lo utilizzo tutto l'anno, l'acido ialuronico sono veramente una fanatica perché rende la pelle più soda, oltre a idratarla molto e io insomma l'amo e quindi amo tantissimo questo attivo. Quindi Uriage è un altro brand che amo e poi direi l'ultimo perché abbiamo fatto, quindi ricapitoliamo. Clorin, Darphin, Isdin, Caudalie, Vichy, Lictena, La Roche-Posay, tanti sono francesi, la maggior parte sono francesi, Vichy, Uriage e adesso manca questo. Questo è un po' tra tutti forse una novità, è l'Institut Estederm, trovate in farmacia, ora scusate ma è specchiato, adesso ve lo tolgo, si chiama Eau Cellular, è un'acqua, una brume come viene definita. Effetto Hydra Booster, quindi una grande, grande super idratazione, ha un'azione antiossidante ma è anche energizzante. L'amo, io lo volevo provare da tanto tempo, è bello grande, di prodotto ce n'è e trovo che sia veramente calmante, lenitivo e soprattutto molto, molto idratante. Meraviglioso, penso di averlo quasi finito da quanto l'ho utilizzato, non dico altro. Ci sarà un, perché alla fine erano 11, diciamo un bonus, se me lo consentite,
che è SVR. SVR lo trovate anche questo, tra l'altro, un brand francese, e questo lo trovate anche da Maria Noma, ma soprattutto in farmacia. Di SVR amo tutti i prodotti che ho provato, li ho amati. Questa che vi consiglio assolutamente è l'ampoule con vitamina B3, meravigliosa. Ve la faccio vedere più da vicino, che io ho praticamente quasi terminato, che ha un'azione, rende l'incarnato più omogeneo, oltre che essere veramente molto molto idratante, e è un concentrato riparatore stupendo, non c'è altro da dire, da aggiungere. Quindi questo è veramente un mai più senza. Quindi brand alla fine erano 11. Se vi va, posso replicare sicuramente questo video. Fatemi sapere tutte le vostre impressioni e noi ci vediamo domani con un nuovo video.